Intanto grazie, ma se io posso evitare di utilizzare il microfono? Sì. No. Allora, tanto mi sentite. Grazie intanto per essere venuti, e ringrazio tutti, ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con noi, con la struttura commissariale, ringrazio il senatore nello specifico, perché per tanta parte della mia attività qua a Messina è stata l'interfaccia del comune, e quindi per questo a maggior ragione abbiamo collaborato in maniera assolutamente braccio a braccio, devo dire, su tante iniziative. Prima di dare spazio alla conclusione, ai dati, che è utile ovviamente che comunichiamo, perché è importante, perché dà testimonianza dell'attività di tutti voi. Questa attività è un'attività di squadra che abbiamo messo in campo. Quando io mi sono insediato a marzo del 2021, i primi di marzo, quasi 22 mesi fa, avevo dichiarato: speriamo di normalizzare ovviamente le attività, non dovevamo fare cose particolari. Abbiamo fatto, credo, tanto è ingiusto quello che c'era consentito nel mandato che mi era stato dato dal governo regionale, e per questo poi vedremo i dati, avremo modo di discuterne se lo vogliamo, comunque vengono messi a disposizione soprattutto dell'azienda sanitaria provinciale. Qui c'è il dottore Alagna, con cui abbiamo iniziato questo percorso. All'inizio era soltanto lui nella direzione strategica, poi fortunatamente è arrivato il dottore Sinnone, la dottoressa Di Blasi. Ringrazio Mimmo, il direttore sanitario, che avrà ovviamente più di ogni altro il compito di prendere in mano questo passaggio di consegne, insieme al direttore del Dipartimento di Prevenzione, alla dottoressa Paino, che ha collaborato con noi. Quindi fortunatamente noi abbiamo in tempi non sospetti costruito in questo territorio quello che doveva essere il futuro dopo la struttura commissariale, coinvolgendo il Dipartimento di Prevenzione fin dall'inizio in tutte le attività di condivisione che ci riguardavano. Io mi fermo qui, perché poi vorrò dare spazio anche all'altro ente, cioè con cui noi abbiamo da subito instaurato una stretta collaborazione, che è l'Università degli Studi di Palermo. Abbiamo la professoressa Spatali, professore dell'Università di Messina. Scusate ragazzi, ho sbagliato una volta. Avevo già capito che qui stavo facendo Palermo, però sei riuscita anche prima a farmi notare l'errore. L'Università di Messina, io sono l'Università di Palermo, e quindi sfortunatamente ogni tanto capita di sbagliare. Ma l'Università di Messina, devo dire che è stato un valido aiuto in tutto quello che noi abbiamo fatto, ma anche nella gestione del gruppo delle piattaforme informatiche. Ci ha supportato in maniera veramente continua, e abbiamo avuto veramente la grande collaborazione. C'è anche il professore Squeri, che in qualche modo ha collaborato con noi. Do la parola subito al dottore Alagna, ma non utilizzo microfoni, quindi siamo il microfono, cerco di parlare a voce alta. Io siamo qui oggi per salutare il professore Firenze e la struttura commissariale. È un saluto chiaramente che non è che ci allontana, ma anzi secondo me è, diciamo, foriero di altre collaborazioni che ci saranno sicuramente con l'Università di Palermo, col professore Firenze, per quello che attiene appunto tutte le indagini epidemiologiche che lui ha svolto nella nostra città. Diciamo che possiamo essere contenti della chiusura anche di questo centro hub, perché è un segnale che le cose sono andate bene e stanno andando meglio, e ci auguriamo soprattutto, anche alla luce delle notizie che sentiamo in questi giorni, che noi riusciremo a mantenere la nostra serenità e il nostro livello di protezione che abbiamo raggiunto grazie agli sforzi che questa squadra ha messo in campo dal professore Firenze ha fatto funzionare. È stata un'avventura veramente lunghissima. Abbiamo iniziato appunto nel marzo del 2021 in una situazione abbastanza complicata, ma adesso i risultati parlano chiaro. Abbiamo un momento in cui in effetti abbiamo dimostrato, e questo è quello che vorrei io che fosse quello che accade, che accadesse tutti i giorni all'ASPO, che al momento dell'emergenza tutto ha funzionato benissimo. Forse siamo capaci veramente di affrontare le emergenze, e poco e male la quotidianità.
se riuscissimo a mettere in campo le stesse risorse, le stesse energie, le voglie di fare che ha dimostrato sotto la squadra della struttura commissariale, insieme al Dipartimento di Prevenzione dell'ASPE, a tutte le figure appunto, che dell'azienda sanitaria provinciale hanno collaborato, noi avremmo risultati che potremmo definire veramente ottimi. Quindi io non voglio continuare a incensare, diciamo, più di quello che è stato fatto la struttura, ma dobbiamo dire solamente grazie, e chiedo che sia un grazie che tutta la cittadinanza di Messina, quello qui è tutto il senatore Musolino, che nella qualità di precedente assessore al comune ci ha effettivamente seguito passo passo insieme all'ex sindaco su quella che era l'evoluzione dell'epidemia da Covid della città di Messina e della provincia. Lo sforzo fatto dalla struttura commissariale per divulgare la vaccinazione, per incrementare i livelli vaccinali nella nostra provincia, che come voi sapete è sempre un po' più restia, lo è stata almeno per una fase iniziale, è stato coronato poi da successo e oggi i numeri parlano chiaro, i numeri che sicuramente ci farà vedere più tardi il professore Firenze. Quindi io non voglio allungarmi troppo, dico ancora un grazie da parte di tutta l'azienda sanitaria provinciale di Messina che rappresento, e soprattutto credo si possa dire grazie veramente a nome di tutta la città di Messina. Grazie professore Firenze. Grazie Gino.